Allora, siamo in collegamento con Salvatore Gazziano, Soldi Expert. Gazziano, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. E allora, non possiamo che ripartire dal mercato obbligazionario perché ovviamente i riflettori sono lì, sono su quello che è il contesto macroeconomico, evidentemente il livello di inflazione spaventa e lo stiamo vedendo. E poi comunque Gazziano, probabilmente ci sono ancora, lo dicevamo poco fa, ci sono ancora delle incertezze, dei dubbi, degli interrogativi da parte del mercato su quelle che saranno le indicazioni delle banche centrali. Domani ovviamente il grande appuntamento con la Fed. Sì, sicuramente la conferenza settimana scorsa di Christine Lagarde non ha molto rassicurato gli investitori, soprattutto europei, vedendo la reazione dei mercati. Abbiamo visto in questi giorni lo spread fra i titoli obbligazionari italiani e quelli tedeschi ai massimi dell'ultimo anno. Beh, da quando Draghi è diventato Presidente del Consiglio non aveva mai toccato questo livello lo spread, lo ricordo. Esatto, sì, siamo tornati indietro a 135-137, per carità, abbiamo visto ben oltre, però sicuramente questo dà fastidio perché evidentemente, nonostante la forte ripresa che stiamo vedendo in tutta l'Europa, Italia compresa, ma però non va enfatizzato solo il 6% più del PIL previsto in Italia, perché in realtà sta succedendo la stessa cosa in Francia e anche in Grecia, se vogliamo vedere le cose un pochino più larghe, non solo lodarci per quello che sta succedendo in Italia, dopo peraltro un tonfo ben più forte del 2020. Sicuramente questa situazione, diciamo, un po' inizia a preoccupare alcuni investitori, perché da una parte le parole di Lagarde vuol dire che come presidente della BCE non sono in grado, come quelle del suo predecessore Draghi, di riuscire a dominare le aspettative degli investitori e degli speculatori, perché di fatto stanno scommettendo in questo momento contro la banca centrale, nel senso che non credono che quello che ha detto Lagarde, che l'inflazione è solo un fenomeno transitorio, sia qualcosa di reale, ma molti si stanno portando avanti e considerano invece oramai incorporato nei prossimi mesi la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse anche in Europa. E a noi italiani sicuramente preoccupa, perché se andiamo a vedere un poco anche nell'ultimo circa mese, se andiamo a vedere l'obbligazionario governativo decennale, se uno avesse comprato un ETF che rappresenta quella categoria o avesse detenuto un BTP decennale, avrebbe perso quasi l'1,5% il 2%, questo per dare anche una dimensione un po' più concreta agli investitori di quello che è successo. E da inizio anno siamo al meno 4% circa per l'obbligazionario decennale italiano, pur comprendendo le cedole naturalmente. Quindi da una parte quindi stiamo assistendo al rialzo dei tassi di interesse, dall'altra parte questo segnale che arriva, questo scricchiolio molto forte, ci dice che nonostante tutta la ripresa che c'è in corso, quando c'è da diciamo uno scenario in cui i tassi tornano a salire, il debito dell'Eurozona, quello italiano, continua a essere quello che preoccupa di più e quello che esce prima fuori dai binari. Insomma, come diceva, credo, con questa citazione di Warren Buffett, quando la marea si ritira si vede chi è senza costume. L'Italia comunque viene considerata ancora dagli investitori come debito, un paese che ancora non ha risolto tutti i suoi problemi e tutte le sue contraddizioni, nonostante la forte crescita di questo ultimo anno. Intanto in leggero calo il rendimento del Bund tedesco, lo possiamo vedere anche sul Treasury americano. Questi sono i movimenti adesso sul mercato, sui principali bond a livello internazionale. Il Bund meno 0,12%, certo, lo dicevamo anche poco fa, avevamo visto il Bund, no, a meno 0,70 forse a un certo punto, o giù di lì, è tornato adesso vicino, quasi vicino allo zero. Gazziano, le volevo chiedere sul mercato azionario oggi che cosa seguirete in particolare. È una settimana chiaramente caratterizzata, sì, dalla Fed, ma poi ci sono tutte le trimestrali e ci sono grossi gruppi a partire da Intesa San Paolo, non solo, poi anche nel comparto degli industriali.
settimana e anche quest'oggi in particolare ci sono veramente molte trimestrali in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, in Italia fra le più importanti c'è sicuramente anche Ferrari, negli Stati Uniti per chi segue anche un po' il mondo dei videogiochi c'è Activision, Blizzard che è una società che in questi anni grazie alla pandemia è cresciuta moltissimo, in Germania Fresenius e altro interessante anche da vedere per, su Piazza Affari oggi dovrà essere quotata Intercos che è una società che si occupa di, diciamo, di cosmetici, soprattutto produzione per conto terzi, è una società che ha può essere interessante da seguire, vedere anche le valutazioni in cui si posizionerà sin dal primo giorno, perché è una società che ha notoriamente margini molto forti, perché anche quello del settore del beauty, del lusso, è un settore che ha messo a segno in quest'ultimo anno e mezzo e due nel, diciamo, nelle spese dei consumatori un livello molto forte. Poi naturalmente ci sono tutti gli altri temi che avete già evocato, il settore petrolifero e il settore bancario che restano molto forti da, insomma, da guardare. Allora, ha citato Fresenius che è uno dei gruppi internazionali più grandi al mondo sulle tecnologie, sulla tecnologia medica. Fresenius chiude con utile netto il terzo trimestre a 435 milioni di euro, taglierà 5.000 posti nel business medical care. Questi sono i conti, sono alcune delle indicazioni dalla trimestrale del gruppo tedesco. Dunque, prima di salutarci, Graziano, le volevo chiedere anche sul petrolio un'ultima domanda. Con i prezzi che sono tornati a salire, greggio americano che adesso è tornato sopra gli 84, il Brent che ormai è 85 dollari. Abbiamo visto alcuni report nei giorni scorsi che vedevano il petrolio, ad esempio il Brent a 90 dollari a fine mese. Secondo voi in che direzione sta andando? Ma diciamo che qua continuano le spinte anche soprattutto da parte degli Stati Uniti nei confronti del paese, diciamo, dei paesi produttori del petrolio e della Russia di cercare di aumentare le forniture, ma per controllare di fatto i prezzi e l'inflazione. In questo momento, diciamo, i paesi arabi, l'abbiamo visto con Aramco, con i dati strepitosi che hanno presentato in questi giorni, sono dell'idea di tenere i rubinetti non troppo aperti perché stanno sfruttando questa posizione sicuramente sul mercato petrolifero. In questo momento i produttori sono tornati veramente forti, lo vediamo anche con quello che sta succedendo in Russia con Gazprom, Sonatrach e tutto ciò che riguarda, l'abbiamo visto anche ieri, non solo i produttori puri, anche Eni ieri è stato fra i migliori titoli di Piazza Affari, ma anche Saipem, per loro è un momento sicuramente forte e quindi avventurarsi in previsioni in questo momento dove tra l'altro stiamo assistendo a COP26 da Glasgow è molto difficile, ma quello che stiamo vedendo e forse i mercati in realtà hanno già iniziato a interpretare da tempo che questa transizione energetica non sarà, diciamo, un pranzo di gala, ci vorrà molto tempo e ancora queste società hanno un potere di determinazione dei prezzi molto molto forte. Grazie Graziano per essere stato con noi, buon lavoro, alla prossima. Grazie. Hai appena visto l'intervento settimanale di Salvatore Graziano a Caffè Affari su Class CNBC. Ogni settimana Salvatore Graziano, strategist di soldi expert SCF, pubblica la newsletter più irriverente di sempre. Se vuoi essere sempre aggiornato sul mondo degli investimenti, registrati gratuitamente visitando letterasettimanale.it o cliccando sul link in descrizione. A presto!